Voi dovete sapere che le persone, le famiglie fanno sacrifici enormi per fare se una casa, lo sape Dio solo, non c'è. E allora una coppia di sposi si erano comperati una casetta in periferia. Il marito usciva per andare al lavoro, la moglie rimaneva a casa per fare le faccende domestiche. Forse, giusto? In camofrido, picciotte, si stava morendo. Signor sindaco, ti giuro sulla tomba di mio nonno che sono quando io in camofrido stava morendo. Ogni sera si arrecambava il marito, le liti tra marito e moglie. E la moglie ci faceva, dice, Giova, abbiamo ordinato questa naffeta perché stiamo morendo di freddo. E bella madre, dice, potremmo soffrire tutto questo mese di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, qualche giorno del mese di marzo, andava a finire nivora come carbone. Marzo, aprile, si sente, dice, tu te ne vai in ufficio, dai termosifone a domani, stai bene, stai tranquillo. Dice, io a casa avevano un pappagallo, guarda caso, questi pappagalli non si capisce perché si chiamano tutti Loreto. Un bel giorno Loreto rimase solo a casa, sentì a freddo questo Loreto, vola, e se va a mettere in capo la colonnetta, non c'è il telefono. Solleva la cornetta, colla, fa il numero, risponde, pronto, S Italia. Dice, per cortesia, 2000 litri di gasolio, via numero, che la fattura la lasci sotto la porta. Dice, vabbè, arrivano che di S Italia e scaricano c'è naffeta. Asira, termosefone, Vincenzo mio, tutta, a 3000. Si arricamba il marito dall'ufficio, ci comincia a fare il rosso, dice, ma guarda, dice, vede che qua si sta bene. Dice, certo, si ordina questa naffeta, io no. Dice, fosse tu, io qui. Già si ammazzare a bastonate marito e moglie. Allora il marito capì che non fu la moglie capì che non fu marito, dice, ma che bella madre, dice, cango non c'è mai nulla, dice, ma come può essere? Dice, vuoi vedere che fu Loreto? E si arreca e chiama, Loreto! Dopo appagarlo, qua. E se ci mise il cango a bastonate, dice, dimmi una cosa, dice, ma che avessi ordinato? No, dice, aspetta, ancora manco discorso dai venuto. Dice, ma che avessi ordinato? Un affettato. Dice, no, sicuro? Dice, sente Loreto, o mi dice la verità? Dice, stasera ti faccio un fornato con patate. Dice, sì, perché sentia freddo? Ah, sì, va bene. Gruggi, due chiovi hanno l'ale, Vincenzo mio, e uno hanno la coda. Dopo ha pagato, con le peduzze, mi sa così. Gli ha passato 15 giorni, 20 giorni, un mese e mezzo, sempre mi sono con e giusto c'era un crocifisso lato. Se vuota con il crocifisso ci fa il re. Dimmi una cosa, dice, ma tu sai che sei in croce? È quasi 2000 anni. Sta minchia, ma quando non ha fatto ordinare? Bravo! Bella vita, bella. E poi andiamo alla gente.